Tra poco a Stasera News. Ex leader e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. Piazza Montecitorio scendono le associazioni, non una di meno in primis, per far sentire la loro voce. Si oppongono a un emendamento al PNRR che consente alle regioni di riorganizzare i servizi dei consultori avvalendosi di soggetti del terzo settore. In quarta commissione agricoltura alla Regione Puglia si sta approfondendo una proposta di legge in merito all'agricoltura contadina, elaborata per consentire anche alle micro imprese agricole le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti presso i locali già disponibili di azienda e abitazione. E le attese poi giovedì si spostano anche per le gare di ritorno di Europa e Conference League. Stasera News comincia adesso. Buonasera, da Stasera News. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran dopo l'attacco dello scorso weekend contro Israele. Impegnati nella difesa di Israele, dei soldati e dei nostri partner nella regione, e non esiteremo a intraprendere tutte le azioni necessarie. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden l'aveva annunciato da diverse ore. Il tesoro americano ha preso di mira 16 individui e 2 entità che consentono la produzione di droni iraniani, compresi i tipi di motore che alimentano le varianti utilizzati nell'attacco dello scorso 13 aprile. Nel mirino anche 5 società che forniscono componenti per la produzione di acciaio. Sanzioni sono arrivate anche dalla Gran Bretagna. L'iniziativa è stata presa insieme agli Stati Uniti anche da parte del primo ministro britannico Sunak, e che riguarda in particolare soggetti o entità coinvolte nella produzione di altri armamenti per l'Iran. Intanto, in un raid israeliano mercoledì sera a Rafah sono morte 8 persone di una stessa famiglia, tra cui è una notizia importante arrivata nelle prime ore del mattino di questa metà settimana dalla Birmania. L'ex leader e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. Una mossa che mette in evidenza che c'è una piccola crepa che si è aperta per quanto riguarda le autorità militari del paese, spiegando che questo è avvenuto in seguito al fatto che ai prigionieri più anziani vengono fornite le cure necessarie durante i periodi di caldo. Quindi non è chiaro che se si tratta di una misura temporanea o di una riduzione della pena che sta scontando. Tra l'altro, la stessa giunta militare ha reso anche noto che sarà concessa l'amnistia a 3.300 detenuti in occasione del capodanno birmano. Gli altri riceveranno una riduzione di un sesto della pena, fatta eccezione per i condannati per omicidio, terrorismo e traffico di droga. E veniamo adesso alla nostra identità regionale. Durante un'ora e mezza a Roma l'udienza tra Papa Francesco e i vescovi pugliesi, impegnati da lunedì scorso in un pellegrinaggio ai sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo. Monsignor Intini, arcivescovo di Quindici Ostuni, ha messo in evidenza che nell'incontro il Papa ha raccomandato affabilità e fermezza per portare avanti il compito della Chiesa. Vari i temi di cui sono stati discussi, dalla formazione dei seminaristi alla cura del clero e della società civile. Tra l'altro il pontefice ha ricordato la cura delle 4 vicinanze del vescovo, che sono a Dio con la preghiera e l'ascolto della parola. La vicinanza ai sacerdoti, ha concluso, e deve essere vissuta come una paternità e cura, e infine la vicinanza al popolo di Dio con l'ascolto in stile sinodale.
Andiamo avanti con il resto del giornale. Dal 16 aprile scorso è attivo in Puglia il numero unico 112 che collegherà i cittadini alle richieste di aiuto e di emergenza per quanto riguarda polizia, carabinieri e guardia di finanza. Tra l'altro, il tutto si allinea agli indirizzi stabiliti dalle direttive europee. Si garantisce la gratuità della chiamata, l'accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, oltre ad un servizio multilingua. Entro il prossimo 28 maggio il servizio sarà attivo su tutta la Puglia. La sostituzione degli attuali numeri 113 per la polizia, 112 carabinieri e 118 pronto soccorso sarà graduale ed investirà da questa settimana e per le successive le province di Bari, Brindisi, Foggia, Batte, Lecce e Taranto. L'associazione pro consultori ha protestato a Roma contro un emendamento del governo. Ascoltiamo Francesco Manicasso, Teleregione. Piazza Montecitorio scendono le associazioni, non una di meno in primis, per far sentire la loro voce. Si oppongono a un emendamento al PNRR che consente alle regioni di riorganizzare i servizi dei consultori avvalendosi di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. E questo significherebbe l'ingresso dei gruppi pro-life. Credo che sulla scelta di interrompere una gravidanza solo le donne possano decidere sui propri corpi. Credo che questa scelta l'abbiamo portata a casa tantissimi anni fa con una battaglia che serviva a evitare le morti delle donne. Chiaramente questa è l'opera finale del governo attuale, che è un governo che sappiamo che non è mai stato dalla parte delle donne, qualsiasi cosa dica, però io sono convinta che sia anche appunto l'effetto di quello che sono stati i lasciti anche di altre situazioni. Il PD in primo che ha smantellato la sanità pubblica. Ma dal PD si difendono, l'obiettivo è comune, con loro in piazza anche il Movimento 5 Stelle e AVS. Il Partito Democratico ha sempre difeso una legge fondamentale, frutto di anni di battaglie delle donne, e continuerà a farlo anche opponendosi a questo ennesimo tentativo della destra di limitare la libertà di autodeterminazione. Non possiamo inserire queste associazioni che impongono, facendo sentire il battito del feto e costruendo anche condizionamento psicologico. In quarta commissione agricoltura alla Regione Puglia si sta approfondendo una proposta di legge in merito all'agricoltura contadina, elaborata per consentire anche alle microimprese agricole le attività di lavorazione, trasformazione e convenzionamento dei prodotti presso i locali già disponibili di azienda e abitazione. Non ha però incontrato il favore delle organizzazioni di categoria. In seduta sono state ascoltate due di esse che hanno manifestato forti perplessità in merito all'elemento duplicativo di una normativa già vigente e pertanto, secondo loro, di appesantimento burocratico. La Commissione si è impegnata a sentire nei prossimi giorni i rappresentanti del Dipartimento Agricoltura regionale per capire aspetti ed ulteriori precisazioni. Adesso torniamo alla cronaca perché sono 11 i medici indagati dell'ospedale Santissimo Annunziata di Taranto per la morte di una donna di 32 anni che è deceduta dopo aver effettuato una spirometria. L'incarico per l'autopsia è stato affidato ad un medico legale su delega del pubblico ministero. Dopo la spirometria, la donna aveva accusato i primi malori con conati di vomito e la situazione era peggiorata al punto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale Tarantino dove era stata ricoverata in rianimazione. Poi non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta in seguito alla denuncia presentata dai familiari della donna. I medici indagati sono quelli impegnati, ovviamente, nelle fasi che hanno preceduto il decesso. E le attese poi giovedì si spostano anche per le gare di ritorno di Europa e Conference League. Per l'Europa League, attesa all'Olimpico per la gara di ritorno del derby europeo tra Roma e Milan.
All'andata a San Siro, la formazione giallorossa di Danilo De Rossi si era imposta con il punteggio di 1-0 grazie alla firma di Mancini. Attesa a Bergamo poi per il match di ritorno tra Atalanta e Liverpool giovedì scorso. Lo ricordiamo, la formazione bergamasca aveva compiuto l'impresa di vincere nel fatidico stadio Anfield Road dei Reds con la doppia firma di Scamacca e poi di Pasalic. Per quanto riguarda invece la Conference League, attesa in questa competizione per la Fiorentina che sarà in trasferta ospite del Victoria Pilsen. Nella gara di andata disputata a Guanchi di Firenze era terminata 0-0. La partita dell'andata era stata disputata sul terreno del Victoria Pilsen, mentre la gara di ritorno appunto è questa sera allo Franchi di Firenze. Per quanto riguarda invece la Champions League, si è completato il quadro delle semifinali con le ultime due partite in programma ieri tra Manchester City e Real Madrid. È finita con la vittoria ai calci di rigore per la formazione di Carlo Ancelotti, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 e dopo lo spettacolare 3-3 di una settimana fa nella gara di andata in terra londinese. Per quanto riguarda invece l'altra sfida in programma ieri, quella tra Borussia Dortmund ed Atletico Madrid, è finita 1-0 per la formazione Bayern Monaco, dicevamo giusto, no, scusate, abbiamo sbagliato noi. Vi dicevamo dunque le sfide tra Bayern Monaco ed Arsenal era finita a 1-0, appunto, visto che la gara di andata aveva visto il pareggio per entrambe le formazioni 2-2. Quindi riepiloghiamo i risultati dei quarti di finale tra martedì e mercoledì: a Barcellona, Paris Saint-Germain batte Barcellona 4-1, Borussia Dortmund, Atletico Madrid 4-2, Manchester City, Real Madrid 1-1, 4-3 per il Real Madrid ai calci di rigore. E poi Bayern Monaco Arsenal 1-0. Le semifinali sono il 30 aprile Bayern Real Madrid ed il 1 maggio Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Le gare di andata, quelle di ritorno a campi invertiti, si giocheranno il 7 e l'8 maggio. E alle 18 e 6 minuti termina qui Stasera News. L'informazione torna come sempre domani con Buongiorno News, poi naturalmente con le notizie nel corso della giornata. A tutti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.